Let's go! Bentornati ovetti su Mario e Luigi, Superstar Saga più Scagnozzi di Bowser, che faremo adesso. Nello scorso episodio abbiamo fatto un bel po' di cose, abbiamo infatti ottenuto addirittura due frammenti del fagiolo stella. E in questo episodio ho già affrontato per sbaglio il ritorno del fagiolotto dorato, quindi lo faccio molto rapidamente insieme a voi, dato che comunque non ci sono scene. E vi mostro anche le mie nuove unità da mischia. Allora, ho un... non mi ricordo come si chiama. Un'anella e altri nemici... altre... com'è che si chiamano? Altre truppe. Paranella, quindi sono le... Spinonelle. Ora non ricordo il nome, lo vedremo più tardi. Comunque sappiate che questo team va abbastanza bene. Non è il miglior team del mondo, per carità. Ma va abbastanza bene. Vorrei far notare inoltre che sto affrontando un team misto con un team solo da mischia, ok? Infatti adesso tutte le mie squadre sono di livello 19, ok? Quindi ora sto forse a posto per quello che accadrà a fine episodio. E per fine episodio intendo, wow, esperienza, affrontare Wendy. Quindi vediamo un po'. Intanto non posso più usare niente, ho sbagliato, bene. Posso annullarlo? Sì, perfetto. Ora no, però non devo più usare niente, altrimenti non posso usare incitamento a fine battaglia. E ho fatto questa lotta anche più volte, ma non sono ancora riuscito a prendere l'unità da lancio. Quella lì, quella con... com'è che si chiama? Il boomerang qualcosa. Non so neanche se si può prendere, ma sappiate questo: l'attacco speciale di quel tizio colpisce tutti i nemici in campo. È leggermente OP, quindi ho provato e riprovato, ma non ce l'ho fatta. Non voleva essere reclutato. Ho sbagliato l'attacco speciale, benissimo. Concentrazione, 2 e 3. Sono tre attacchi, uno davanti, uno dietro e poi lo smash finale. Urrè! Wow, quanti ne sto facendo. Comunque, ho allenato principalmente la squadra volante con i Boo, quindi. Questo perché? Perché mi andava inoltre... Boo era l'unico capitano di livello basso, quindi ho fatto un ultra power leveling da livello 14 a livello, mi sembra, 20 o 21, tanto per dire. Comunque, vittoria! E ho per caso reclutato qualcuno? Assolutamente no. Dunque, come si chiamano questi tizi qua che adesso sono di livello 20? Ora vediamo subito perché davvero non ricordo. Si chiamano, eccoli qua giù, dettagli, Cupistrice, perfetto. Dunque, intanto i Boo, dove sono? Eccola qua, la squadra Boo ultravolante, ossia tutti volante, è al 19 ma la maggior parte è al 20, quindi buon per noi. Adesso, affrontiamo un'altra battaglia, torta al miele di Stella Marina. Servono più attaccanti fisici e attaccanti a distanza. Io non ce l'ho, strano, ricordavo di averne qualcuno. Quindi modifichiamo questa formazione e inseriamo triplo supporto a distanza, quindi tipo Tizio, Larry e Iggy. Così dovrei stare a posto. Conferma e partiamo. Ehi, tesoruccia, Pucci Pucci, aspettami amore mio. Lasciami stare! Ah, questo tipo mi ha messo stupide decorazioni addosso. Te lo dico subito, finché ho io il concorso di bellezza. Aggiungerei, questa era la voce che aveva Gracchio. Perché non gli ho dato questa voce? Ah, pazienza. La mia tesoruccia, non riesco a crederci. Ma quel grosso tizio, sbaglio, aveva addosso una bobomba? No, non sbagli, è anche qualcosa di giallo, tondo ed energetico. Ehi, voi laggiù, voi forzuti con le gambe corte, vi prego, dovete salvare la mia tesoruccia. Sì, insomma, non avete capito una parola, vero? Ascoltatemi, io sono la celebre Stella Marina che dobbiamo ancora incontrare nel Let's Play. Quel malefico Gracchio Terzo ha portato via la mia tesoruccia? Non ci starà mica chiedendo di salvarla? Mi sa di sì. Sì, esatto, dovete salvarla, vi imploro in ginocchio. Non ci importa un bel niente della tua tesoruccia, arrangiati. Noi salveremo solo il nostro amico Bobomba. Davvero ci prendiamo la briga di salvare un misero Bobomba? Misero no, non importa, è un compagno scagnozzo.
Inoltre, vorrei farvi notare che quella era Dora Stella. Sì, esiste Dora Stella. E da quello che ho visto negli schemi delle reclute, è possibile reclutare Dora Stella? Comunque, ora ci interessa poco. Ci interessa colpire questi tizi spinati e andare avanti. Le stelle marine non si possono reclutare, lo dico subito, perché non sono abitanti del regno dei funghi. Quindi, state attenti, doppio diniego e adesso non posso più usarlo. Sono truppe a distanza e mi sto comportando, aggiungerei, molto bene contro queste truppe e ho già vinto la prima lotta. Ma, dopo il power leveling, è una cosa abbastanza scontata, no? Comunque, due PC e adesso altre due lotte. Sapete una cosa? Tanto per effetto casuale, non usare recupero, perfetto. La precisione ridotta è molto buona. È possibile però, da quello che ho capito sempre, reclutare questi cosi alti. Quindi vorrei provarci. Va bene, sì. Danni a truppe da mischia, ok, quindi è un'abilità random. Ouch, aggiungerei. Ma non dovrei avere troppi problemi. Mi stanno spingendo un po' in effetti, ma... abbiamo recuperato terreno. Bam! Addio lancia tipo timido. O come ti chiami. No, fermati. Non ti azzardare. Abbiamo vinto. E non abbiamo perso neanche un'unità. Per adesso. Quindi buon per noi. Forse la battaglia contro Wendy potrebbe essere troppo semplice. Ho fatto un bel po' di power leveling, tanto per dire. Quindi non so come può venire. Però buon per noi. Non ho cliccato incitamento. Vai. È ora di mettercela tutta. Focus, morale al massimo e quindi spammiamo attacchi fisici. E... urre! E adesso... casuale oppure morale? Morale, va bene. Posso diniegare qualcosa, però finché faccio attacchi speciali io, non possono farli loro. Questa è una cosa molto importante e molto buona, aggiungerei. Quindi se avete qualcuno che usa attacchi speciali molto lunghi, come ad esempio i pupistrici, conviene usare incitamento perché bloccherete gli attacchi speciali avversari. Detto questo, abbiamo vinto e vediamo un po' che ci fa Dora Stella in questo gioco. Ehi, mollali. Ehi, tu. Giù le mani. Ah. Oh, aia, 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 aia. Che dolore pazzesco. Che sofferenza, fa male. Non in mezzo agli occhi, che cattiveria! Tesoruccia, stai bene? Mi dai un abbraccino piccino piccino? Ma perché sono tutti fuori di testa qui? Specialmente tu, lo vuoi capire? Per l'ultima volta, non sono la tua tesoruccia! Mi fai andare tutti fuori dai gangheri! Ma chi, noi? Ma noi non c'entriamo niente con... Chi se ne importa? Ora me ne vado a tentare di godermi il resto della mia vacanza. Almeno questo è quello che vorrei fare, ma è in corso un concorso di bellezza. Forse dovrei partecipare. Se mi ci metto, vinco di sicuro. Quella signora gialla, forse dovremmo reclutarla. Sembra gentile ed è così carina. Scommetto che è intelligentissima. A pensarci meglio, non è una buona idea. La situazione è già abbastanza confusionaria così. Verissimo, capitano. Già, meglio così. Peccato, niente Dora Stella. Comunque, seriamente, hanno trovato un modo di inserire Dora Stella in un gioco dove ancora non esisteva. Perché Dora Stella è stata introdotta in Viaggio al centro di Bowser. Comunque, allora, il segreto della squadra Paracaio, finalmente un altro capitano. Dunque, mi sa che conviene andarci così, senza altre... sì, senza unità volanti. Quindi andiamo. Ok, prossimo concorrente. 1, 2, 3. Evviva! Ok, prossimo concorrente. 1, 2, 3. Evviva! Ok, ora il gran finale. Super ultra fenomenale fulmine rotante, via! Evviva! Bene, molto bene! Bravo, bravissimo! Ehi, ma non è quel Goomba? Paracaio, cosa stai facendo? Come osi spiare l'addestramento segreto della squadra Paracaio? Per essere qualcosa di segreto stai parlando a voce piuttosto alta. Ah, ora capisco. Volete partecipare al concorso della signorina Wendy? No, 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 accetto la sfida!
In questa competizione sarà giudicata non solo la vostra bellezza, ma anche la vostra forza. Squadra, è ora di mostrare i frutti del nostro addestramento. Pronti? Attenti? Via! E siamo contro Paracaio. Wow! 4 lotte? Va bene, dovrò risparmiare un bel po' di punti. E usarne solo 2 a lotta finché non arrivo alla penultima. Ok, li ho già usati. Allora, va bene, ne uso un altro, abbiamo capito. Posso provare a vincere questa lotta? 4? Quanta morale hanno questi cosi? Ah, forse avrei dovuto reclutarne qualcuno. Però ora è tardi. Comunque stiamo già vincendo, quindi non è un grosso problema. Appena Iggy si vede... Ok, ancora? Guarda, non uso più Diniego. Ne ho sprecati troppi, ok? Quindi finiamo così. Perfetto. Vittoria, perfetto. Non tanto, ma grazie mille. Ok, 2 PC recuperati. E adesso? Va bene. Devo resistere e non usare niente qui. La cosa bella è che i Goomba aumentano la propria difesa e basta. Quindi non sono un grosso problema. Ma i Paracoopa possono attaccarvi. Quindi attenzione, intanto doppio urre! Puntini puntini, morale? No, mi dai un attacco aumentato. Però guarda, hai perso tutte quante le tue unità migliori, quindi abbiamo praticamente già vinto. Esatto, i cupistrici sono estremamente più buoni dei Koopa e anche dei Goomba, quindi ho scelto di usare loro apposta. Nel frattempo... possiamo usare finalmente qualche tecnica. Allora, usiamo effetto casuale, ma non subito. Aspettiamo almeno 1 o 2 turni. O la va o la spacca. Morale? Ok. Allora aspettiamo giusto un attimo. Va bene la difesa. Finché sono in Koopa, ripeto, la cosa va bene. E adesso... adesso. Dopo questo attacco, perché potrebbe esserci un recupero vita e non voglio appunto sprecarlo. Attacco aumentato, va bene così. Vai. Oh no, l'attacco supremo che mi fa troppi danni. Beh, in effetti questa battaglia non la vincerò con perfetto di tutti i miei membri vivi, ma non importa. Nel frattempo mi sono completamente dimenticato, ma lo dico adesso. Vi invito a lasciare un mi piace o un non mi piace e a rispondere alla domanda del giorno. Me ne dimentico sempre, devo tipo mettermi un... non lo so, una cartolina sullo schermo. Tanto per ricordarmelo, un post-it anche andrebbe bene. Scontro finale. Allora, incitamento, subito. E abbiamo abbastanza per un effetto casuale. Ullala. Perfetto, direi che posso usarlo alla prima sconfitta di questi Koopa qui davanti. Ok, ora. Oh oh, c'era un attacco speciale, l'ho mancato. Nel frattempo? Oh 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 oh. Perfetto, PC ripristinati. E nel frattempo uso un altro effetto casuale. Ed era il recupero, quindi ho fatto più che bene. Abbiamo praticamente vinto. Attacco guscio, via! Sì, fa male, ma non fa troppo male, carissimo. Inoltre sei confuso, quindi... addio. Attacco guscio, via! Ancora? Quanti ne puoi usare? Credo solo 2, quindi ora dovrei stare a posto. E... abbiamo vinto! Per caso l'ho reclutato, perché vorrei anche Paracaio nella squadra. Tanto perché sì. Ok, un bel respiro. Ho preso una decisione. Proviamoci, partecipiamo a questo concorso. Ehi, non è giusto. Fai il gradasso solo perché ci hai battuto. Paracaio, perché non ti unisci a noi? Potrei farlo? Davvero? Ma sì, presentiamoci assieme davanti alla signorina Wendy. Se collaboriamo, vinceremo di sicuro. Io preferirei di no. Neanche a me piace questa idea. Su, non dite così. È la nostra opportunità per riportare la signorina Wendy alla normalità. E vai! Allora, dato che si è deciso che fare, ora è il momento di un addestramento speciale. Per essere forti, siamo forti. Ma come facciamo a diventare più belli? E proviamo l'addestramento. Mi sa che il tipo timido non vuole farlo perché appunto è troppo
timido. Nel frattempo, livello 16, Paracaio. Che attacco speciale può usare? Intanto la squadra è a livello 20. Può usare l'attacco speciale di... Beh, non posso vederlo, devo vederlo da qua giù. Dettagli, eccolo qua, craniata dirompente. Ok, allora, vediamo un attimo i nemici che stanno qua. A parte le stelle che sono inutili, solo unità... Oh, oh, è debole contro i Koopa Sapiens, ma non ho Koopa Sapiens, quindi pazienza. Bene, i Black Koopa. Ok, allora, abbiamo una squadra volante, ma anche fisica? No? Ok, usiamo solo una squadra volante, allora, perché mi va. Dunque, ho un posto proprio per te, mio caro Paracaio, perché non mi piace usare i Bu normali. Quindi, conferma. E fortunatamente abbiamo dei fagioli. Quindi, dove sei? Vai. Non ti posso allenare abbastanza, ma... un po' di esperienza l'hai presa. Quindi, andiamo subito. Battaglia sulla spiaggia. Tutti volanti. Punti vita più 5, difesa più 5. Vediamo un po' che si può fare. Allora, il... non ti azzardare. Il Bu sembra essere un ottimo capitano. Soprattutto perché vola. Perché è buono, perché è un Bu. E perché mi piacciono i Bu. Fine. Però... attacco alle spalle non credo di usarlo praticamente mai. E non lo userò praticamente mai. Perché è inutile, toglie pochissima vita al campione. Oh, al campione. Al capitano avversario. Wow, fortuna che doveva essere una passeggiata. Comunque, toglie pochissima vita al capitano avversario. E non fa... è inutile, spreca troppi punti secondo me. Comunque, andiamo di effetto casuale. Non recuperare vita, attacco aumentato. Quando vuoi, Ciccio, quando vuoi. Comunque sì, avrei dovuto portare truppe da terra solamente per quei cosi. E per quei cosi intendo le stelle. Questo potrebbe fare male. Oh, neanche troppo, va bene. Vorrei reclutarne qualcuno, perché mi sa che questi qui hanno un ottimo attacco. E spero che siano reclutabili più che altro. Comunque non sconfiggete Paracaio. Mi serve vivo. E ovviamente lo sconfiggono ora. Ma anche io sconfiggo loro. Perfetto. Vittoria! Ok. Oh, l'ho reclutato! Wow, la fortuna! E adesso non ho incitamento, già. Non ho incitamento, quindi andiamo di... ora. Ed è esperienza aumentata. Ulala. Vediamo un po' cosa di negare. Adesso questo, per esempio. Devo per forza annullare gli attacchi speciali delle stelle, perché siamo troppo deboli contro di loro e mi sa che non posso più annullarli, quindi... speriamo di riuscire a vincere. Potrei avere difficoltà. Però ho dei Bu di livello ho dei Bu di livello 20. Infatti abbiamo vinto. Vittoria, perfetto. E adesso l'esperienza ci arriva. Questa è la cosa importante. Ma abbiamo reclutato il Black Koopa. E questa è una cosa davvero stupenda. Allora, Black Koopa, come sei fatto? Perfetto. Eccolo qui. È debole contro i Koopa Sapiens. Ha un sacco di punti vita, un bel po' di difesa. È lento, credo. Ora controlleremo. Comunque, concorso di bellezza, primo turno. Ah, bene, quindi servono volanti e mischia. E qui devo per forza modificare qualcosa qui. Modifico questa, dai. No, aspetta. Volanti e mischia? E se usassi... sì, facciamo una cosa. Abbiamo praticamente... sì, conviene usare di più... dov'è? Bu. Quindi usiamo questo. Volanti e mischia, abbiamo detto. Triplo supporto aereo? Mi sa che basta e avanza. Quindi andiamo di... così. E il triplo supporto aereo vuol dire che dobbiamo prendere l'Akitu. Perché l'Akitu sembra essere un ottimo compagno. Di livello 21, poi. E devo togliere quello. Ci metto... dove sei? Dove sei? Anzi, cupistrice. Eccoti qua. Perfetto. Conferma. Esperienza e affidabilità? Che ce lo dà questo? Non ne ho idea. Andiamo. Signore e signori, l'attesa è terminata. Ho il piacere di presentarvi il primissimo... concorso... di bellezza. Yuhu, yuhu, yee!
Oggi assisterete al connubio tra forza strabordante e irresistibile bellezza. Solo chi dimostrerà di avere entrambe potrà vincere. E a disputare una frenetica battaglia per la vittoria finale sarete... voi! Esatto, voi concorrenti vi confronterete in uno scontro a squadre, proprio qui su questa spiaggia. Durante lo scontro dovrete dimostrare forza ed eleganza. Occhio a non esagerare però, e niente trucchetti strani. Ok, mi pare fattibile, dobbiamo solo vincere uno scontro dopo l'altro. Siamo ben forniti di forza, ma quanto bellezza... Siamo a posto così, potremmo... Ci sono, usiamo il vecchio trucco. Fare i belli ma timidi, perfetto per te, no? Ricorda, è solo per salvare sua tracotanza Bowser. No, non voglio, davvero, è un tipo timido, non puoi... Ah, vabbè, non sto facendo finta, non sto facendo il prezioso. Nah, così non va per niente, ci toglieranno dei punti. Dici? Secondo me non era malaccio. Fare i belli e misteriosi va molto di questi tempi. Dicono che ammantarsi di enigmatico mistero sia la chiave per avere successo, non dicono così? Io... Odio questa cosa, sono tristissimo. Beh, almeno provaci. Prego, i prossimi concorrenti sono pregati di farsi avanti. Oh, ecco, forza, è il nostro turno. Finirà malissimo, lo sento. Guardate, se avete un amico timido, non costringetelo a fare cose del genere. I concorsi di bellezza sono proprio... cosa... no. Nel frattempo, stiamo andando molto bene. Bam! Effetto casuale, subito. Oh, danni a truppe da lancio? Perfetto così, è poco danno ma va bene lo stesso. Ora, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare qui. Urre! Urre! Bam! Ho fatto proprio bene a scegliere questo setup, mi piace davvero tanto, e mi sa che abbandonerò l'idea di non usare, l'idea di usare, come che si chiamano, truppe miste, bam, ho sbagliato l'attacco speciale, ossia da lancio, mischia e volanti insieme, perché i bonus, oh finalmente ti ho reclutato, perché i bonus mi sa che possono aiutare davvero tanto, soprattutto ai livelli più alti, quindi sì. Nel frattempo però funziona la cosa, quindi vado avanti così. E lo scontro finale? Va bene, allora andiamo di effetto casuale. Oh, danni a truppe da mischia? Thunder! Ho scoperto che questo attacco non può finirli, ok? Non può sconfiggere i nemici, però li porta davvero molto vicini alla fine. Infatti li abbiamo praticamente buttati via tutti. Problema, non questo è il problema, ma questi... Martel Koopa, quindi Boomerang Koopa credo sia il nome, sono tipo molto forti. Ora vedrete l'attacco speciale, anche se per poco. Vedete? Può attaccare tutti quanti i nemici. Non l'ha fatto perché era posizionato molto male, ma lo può fare, quindi saranno le mie truppe d'assalto. Ne ho preso solo uno? I Team Blue, i Boomerang Bros. Punti in combattimento 60, punti bellezza 30, il totale di 90 punti. Il team rosso, la squadra Goomba degli scagnozzi di Bowser. Punti in combattimento 80, punti bellezza 20, il totale di 100 punti. Quindi a vincere questo round è... il team rosso, la squadra Goomba. Evviva! Un punteggio di bellezza non eccelso, ma compensato da una forza irresistibile. La squadra Goomba supera il primo turno, ne restano altri due. Al termine li attende il confronto con la signorina Wendy in persona. Ma questi tipi non erano arrivati con dei Koopa? Ma con loro non c'è nessun Koopa? Vabbè, non importa. Quel che importa è che sia io a vincere il concorso. Dimostrerò di essere io la più carina, tutti si inchineranno alla mia bellezza. E tutta questa spiaggia apparterà solo a Padron Sogghigno e a me. Il solo pensarci mi riempie di gioia.
Hai detto qualcosa? Ok. Wow, l'esperienza. Finalmente ora ne prendo altra. Allora, Boomerang Bros è forte contro i Marghi Bruchi e le Torri Goomba. Hai visto una Torri Goomba qui? Comunque, abbiamo due battaglie da fare. Questa qui, concorso di bellezza secondo turno, è mista. Vediamo un po'. È debole contro i Boomerang Bros, contro il Koopa Sapiens, è debole contro l'Anella, è forte contro i Castagnoli. Allora, con cosa posso andare? Ci sono due truppe fisiche, quindi mi conviene andare di volante. Andiamo di metà e metà? Perché no? Andiamo di metà e metà. Quindi prendiamo un altro di questi Bu. E spero che vada bene. Proviamoci, tentar non nuoce. Vai. Bene, è il momento di presentare i bellissimi concorrenti, che si sono aggiudicati il passaggio al secondo round. Cominciamo con i possenti guerrieri della Brigata Black Koopa. Vai, forza, vai, forza! Un'impressionante dimostrazione di spaventosa bellezza. E a seguire, gli affascinanti componenti degli Angeli Stellati. Woohoo! Il pubblico sta andando in visibilio per la dolcissima e adorabile Dora Stella. Gira voce che abbia in serbo un incredibile numero di carineria, ok. Ed ecco le misteriose creature della spiaggia, ovvero le tizie strane. Vai, forza! Enigmatiche e uniche, ma lasciate che vi presenti la rivelazione della serata. Piccoli, ma pieni di potenziale. Ecco a voi la squadra Goomba. Al primo turno non hanno brillato per bellezza. Come se la caveranno ora? Bah, questo concorso è totalmente senza senso. Ma devo salvare la signorina Wendy e passare al prossimo boserotto. E dov'è il nostro responsabile per gli affari di bellezza? È là, con un muso lungo così. Mi sa che non sopporta proprio il suo nuovo incarico. Ah, o forse è ancora scottato per il nostro scarso risultato di punti bellezza al primo turno. Ok, allora, vediamo un po' cosa possiamo fare qui. Dunque, quanti? 3, quindi devo per forza reggere almeno una battaglia senza usare troppi punti. Ne posso usare solo 2 e devono essere di diniego, aggiungerei. Ho sbagliato un'altra volta l'attacco speciale, wow. Ok, diniego 1 e diniego 2. Ora non posso più usarli perché mi servono gli altri punti. Bam! Ok, ho capito finalmente il tempismo. Nel frattempo stiamo vincendo, quindi 1, 2, 3. Un colpo solo e fine! Ho detto fine! Perfetto, ho fatto bene allora a scegliere questa squadra. Però Wendy probabilmente richiederà il livello 19. Ne ho preso un altro di Black Koopa, wow. Ok, oh, quanti ne sono qui. Secondo scontro, qui già posso usare l'effetto casuale. Quindi lo userò tra 3, 2, dopo questo attacco. Vai. Adesso? Cura? No, precisione, va bene lo stesso perché comunque mi conviene essere un po' più preciso. No, non ti azzardare. E ora devo conservarmi alcuni punti. 2. Spam. Ok, cosa fa questo bruco strano? Casuale? Casuale. Ouch, aggiungerei. Perché può fare male, infatti. Allora, riesco a vincere contro questo? Sì, ok. Riesco a vincere senza problemi. Abbiamo troppe unità e tu sei solo. Così solo. E sconfitto. Ok, ci mancano altri 2 turni e mi sa che sforo un po' con il tempo, ma non mi interessa. Andiamo avanti e basta. Ok, pronto per l'effetto casuale dopo la prima tecnica di qualcuno. Ho sbagliato, ma non importa. Attacco aumentato, vai così. E adesso vediamo un po' cosa farai, Paranella. Nel frattempo vado avanti e colpisco l'anella. Volante. Bene. Puntini, puntini, perché non possono parlare agli scagnozzi? Potevate dargli una frase? No. Ma a quanto pare no. Quindi va bene lo stesso, non mi lamento, però. Comunque, le nelle fanno questo attacco. Vi vengono addosso e poi basta. Ancora? Certo che mi fa male, però non così tanto male. Quanti attacchi devi fare, scusa? Ouch, aggiungerei.
Basta con gli attacchi speciali, caro. Abbiamo finito? Forse? Sì. Urre! Urre! Ma è inutile! Perfetto, vittoria. Dunque, quanto ci manca per arrivare da Wendy? Ora vedremo. Intanto ho reclutato... oh, un bel po' di persone. Team Blu, la Brigata Placcupa. Punti combattimento, 70. Punti bellezza, 40. Un totale di 110 punti. Team Rosso, la squadra Goomba degli scagnozzi di Bowser. Punti combattimento, 100. Punti bellezza, 15. Il totale di 115 punti. Oh, un finale tiratissimo. Un divario di soli 5 punti. E a spuntarla è... beh, 115 è meglio di 110. Il team rosso. La squadra Goomba. Bene, siamo ora giunti alle semifinali. Sì, ce l'abbiamo fatta. Fermi, cosa sta succedendo? Avevo espressamente detto che doveva vincere la Brigata Koopa. La Brigata Placcupa è uguale. Ah, già, sì, aveva detto così lei, vero? Mi scusi, mi sono lasciato trasportare. È un maschio? Mi spiace, ma ormai è tardi per invalidare il verdetto ufficiale. Cialtrone, ora devo sistemare le cose da sola. Avrebbe dovuto trattarsi di una vittoria facile facile. E adesso, invece, devo ridurre la squadra Goomba in poltiglia. Beh, devo affrontare adesso Wendy? Oppure posso aspettare ancora un po'? Intanto, grazie mille. Sì, devo affrontarla adesso. Wow. Allora, Wendy è da lancio. Quindi mi servono da mischia. Abbiamo solo un volante, quindi è inutile andare. Mi sa che devo andare così un'altra volta. Per caso ho incitamento? No, non ce l'ho. Ok. Forse è un rischio, ma voglio andare così. Vai. Vorrei farvi notare una cosa. Nello schermo inferiore sembra che il Boo abbia un fiocco in testa. Non importa. Andiamo, scontro finale. Bene, signore e signori. Abbiamo una sorpresa per voi. La finalista designata ha deciso di anticipare i tempi. Eccola, signorina Wendy. La signorina Wendy? Di già? Ma è perfetto, così possiamo chiudere questa storia subito. Non ne posso più di questa pagliacciata. Dico sul serio, preferirei perdere. La carina suprema in persona, non sta andando come pensavate, eh? Ah, con Iggy e Larry avete avuto una bella fortuna. Ma io non avrò alcuna pietà. Preparatevi a un sacco di lividi. E siamo contro Wendy. 4 lotte. Ouch. Vediamo un po' che riusciamo a combinare. Nel frattempo, non ti azzardare. Mi sa che ho fatto male. Dovevo andare per tutti, tutti mischia, mi sa. Ma ormai è fatta. Ok, oddio, non è impossibile vincere, basta non usare troppi punti. Il problema è che adesso questi qui fanno male. Perché il boomerang fa male, soprattutto se sono posizionati bene. Però dovrei riuscirci, anzi mi sa che ce la sto facendo, quindi sì, abbiamo fatto. Finish! Ok, non riuscirò a prendere perfetto, per carità, ma meglio andare avanti e poi concentrarsi sui perfetti nei rematch. Ossia quando mi allenerò off camera. Allora, posso usare qualcosa qui? No, non posso. Quindi posso solamente annullare qualcosa. È per risparmiare gli attacchi, già lo sapete. Ok, questa sembra essere molto più easy di quella precedente, eh? Anche perché non ci sono i boomerang Koopa, quindi sì. Oh no, gli attacchi speciali che colpiscono 3 nemici su... boh, 8. Comunque, abbiamo già vinto. Bam! Molto probabilmente il livello speciale è per reclutare Dora Stella. Spero che sia così, perché vorrei reclutarla. Mi interessa molto come personaggio, se è possibile reclutarla, ovviamente. Posso usarne uno? Sì, dai. Tanto perché posso. Ed è una precisione up. Va bene, va benissimo. Chissà se riesco a reggere Wendy. Spero tanto di sì, perché altrimenti
si perde qua. Contro Iggy abbiamo avuto un bel po' di fortuna, aggiungerei, quindi... sì. Ok, i cuori volanti intanto mi colpiscono, ma abbiamo finito. Manca l'ultima lotta. Manca Wendy. Ed eccola qui. Ah, hai anche un Magic Koopa? Allora facciamo una cosa. Al primo attacco speciale... annullato. Aspetta. Ne posso annullare ancora uno? Vediamo. Cosa annullare? Questo. Adesso. Difesa up. Questa può essere la nostra chiave della vittoria, davvero. Anche perché più difesa vuol dire reggo più colpi. Chiudiamola con una partitella bomba bollente. Ossia? Ah, ok. Minigioco. Ah, la patata bollente, solo che è bomba bollente. Ok. Devo vincere così, mi sa? Oh! Wow, estremamente facile. Buon per noi, Wendy era una... beh, debole. Molto debole, aggiungerei. Per non dire altro, ovviamente. No! Com'è potuto succedere? Meno male che è finita. Non abbiamo più niente da fare qui. Dimentichiamoci di questa farsa. Già, sono d'accordo. Signorina Wendy, su, andiamo. Eh? Ma stai scherzando? Ti ha dato di volta il cervello? Ah, giusto. Temo che la squadra Goomba abbia perso. Sì, è squalificata per abbandono del palco. E a vincere il concorso di bellezza invece è... Lo sapevo. Anzi, sono gli angeli stellati. Eh? Ho sentito bene? Ha detto quel che penso? Evviva! Abbiamo vinto, tesoruccia. Tutto questo è assurdo, ma vabbè, mi va anche bene. Woohoo, woohoo! Woohoo, vai forza! Vai forza, vai forza! E poi, non ho dovuto neanche sfoderare la mia mossa segreta di carineria avanzata. E abbiamo Wendy finalmente! Quindi, abbiamo imparato cosa, scusa? Intanto, grazie. Abbiamo imparato una nuova mossa e questo è di livello 35, quindi no, non ci penso nemmeno. Abbiamo imparato parata, vero? Blocca completamente due attacchi nemici. Gliela do solamente perché non so che altro assegnare a Capitan Goku. Comunque, no, ho detto conferma. Entro qui dentro e vediamo un po'... Beh, siamo già a Val Sorriso. Vorrei far notare però una cosa. Gracchio aveva già il fagiolo stella in testa. Quindi vuol dire che questi eventi... avvengono sicuramente dopo l'Accademia Crepapelle. Comunque, Val Sorriso. Ah, non c'è nient'altro? Va bene. Quindi dobbiamo solamente aspettare. E nella prossima parte di Mario e Luigi Superstar Saga affronteremo, beh, Val Sorriso. Non so se tutta o la maggior parte, ma vedremo. Quindi, see you next time!